Era importante avere la risposta dei ragazzi e me l'hanno data anche bene, molto bene, sia a livello, tutto a livello tecnico-tattico, ma a livello agonistico ancora soprattutto, perché hanno voluto questo risultato. E perciò è un grande merito a loro. Sono stati bravi, meritano gli applausi, perciò sono contento veramente per i ragazzi. Anche il primo tempo siamo andati vicino al gol, no? Con Pizzolla che se mette il pallone al centro, magari se non sbaglio Trureo o Ancola stavano da soli di fronte alla porta e potevamo andare anche in vantaggio il primo tempo. Poi negli ultimi 5-10 minuti abbiamo subito il Gladiator dove ci ha messo in difficoltà, siamo stati bravi a resistere fino alla fine del primo tempo, però nel secondo tempo siamo entrati con la stessa voglia di fare risultato e di portare a casa un risultato positivo. Sul calcio di rigore c'è stato un calcio di rigore, non lo so quanto ci sia perché il guardalinea mi ha riconfermato che era fuori gioco, però pazienza, forse ci ha messo la prova, no? Caratterialmente, ha messo la prova caratterialmente la squadra dove è riuscita poi a subire il gol ma nello stesso tempo a ribaltare la partita. In quel momento c'erano due strade per il Brindisi, poteva crollare mentalmente come magari era successo ad Altamura o ci poteva essere una reazione. C'è stata questa seconda opzione ed è probabilmente questo il punto dal quale il Brindisi deve ripartire. Ma se bisogna ripartire da tutto. Io ho detto alla società, lo ribadisco e lo ripeto, lasciatemi lavorare in santa pace per cercare di arrivare a questo obiettivo che tutti sappiamo, con una giusta serenità, con una giusta voglia di far bene. Ecco, io ho chiesto questo e lo richiedo. Voglio vedere i ragazzi come. No, ma al di là della vittoria, che sono 3 punti molto, molto importanti per noi. Però voglio vedere anche un po' di tranquillità.